Il pericolo di salire troppo in fretta. In 1 Timoteo 5:22 è scritto: non imporre con troppa fretta le mani a nessuno. Prima di diventare re di Israele, Davide trascorse anni a badare un gregge di pecore nel deserto. Non è un inizio impressionante, ma è qui che ha costruito la sua relazione con Dio e ha affinato le sue capacità di stratega e guerriero. Se vuoi avere successo, ecco un principio immutabile che devi capire. Dio ti lascerà far pratica in un luogo in cui le tue debolezze possono essere lavorate, i tuoi doni sviluppati e dove i tuoi errori non influenzeranno troppo gli altri. Un insegnante biblico racconta di un amico pilota che ha ricevuto indicazioni dalla torre di controllo. Sei libero fino a 1500 metri. Una volta raggiunti, gli è stato detto di restare in attesa di ulteriori istruzioni. Poi vennero le parole: libero fino a 3000 metri. A poco il controllore lo portò livello per livello a 10.000 metri, dove fu autorizzato a volare fino a destinazione. Quel giorno Dio gli parlò dicendo: vorrei che ti fidassi di me in quel modo, invece vuoi andare dritto a 10.000 metri in una sola spinta. Cerca di capire questo: Dio vede la fine dall'inizio e ha già tracciato il tuo viaggio. Sa che se ti alzi troppo in fretta ci sono pericoli. Tu potrai essere nella cabina di pilotaggio, ma Dio è nella torre di controllo. E oggi ti sta dicendo: fidati di me e ti porterò sano e salvo a destinazione. Il piano di Dio per la tua vita non può essere affrettato. Quando cerchi di rialzarti troppo velocemente, 1. Commetti errori costosi e dolorosi. 2. Influisci negativamente sulla vita di coloro che dipendono da te. E 3. Finisci in un braccio di ferro con Dio che perdi.